Domani nessuna manifestazione in programma qui a Ustica, ormai accade da diversi anni, come se l'isola volesse scrollarsi di dosso, l'associazione con questa vicenda dolorosa, un disastro aereo peraltro accaduto molto lontano da qui nel bel mezzo del Mar Tirreno. Vediamo allora, ascoltiamo le voci che abbiamo raccolto a Ustica, poi Roma. Ma lei l'ha vista la sedia che è stata qua? Io no. Guardavo verso la chiesa perché pensavo che c'era il fumo. Non solo non c'era fumo, ma il giorno dopo, affacciandosi dai balconi a strapiombo sul mare, gli usticesi capirono subito che quello che scrivevano i giornali non era vero. A largo dell'isola non c'era nessun relitto da cercare. Anche dal punto di vista geografico è più vicino a Ponza che a Ustica il punto in cui realmente è caduto l'aereo. Circa 115 km più a nord di Ustica, eppure quella del 19 da subito è stata chiamata la strage di Ustica, forse il primo dei depistaggi. È probabile, perché appunto di verità che poi non sono, si sono ravvisate non verità, ce ne sono state diverse. Era una sera ventosa, quella del 27 giugno dell'80, l'isola era in fermento. In questo villaggio ormai chiuso si conferiva il Tridente d'Oro, prestigiosa manifestazione dedicata al mondo dei sub. Ad assistere allo spettacolo c'era il ministro della Marina Mercantile Nicola Signorello e i vertici della Marina Militare. A portare la notizia fu l'attuale sindaco di Ustica, che all'epoca aveva 20 anni. Mi fu detto: guarda, parla con papà, digli che c'è la capitania di Porto di Palermo che vogliono parlare urgentemente con gli ammiragli. Dal porto salparono una nave militare francese e la Bennock, nave scientifica del CNR, cui quella notte fu ordinato di virare verso la Sardegna quando ormai era nei pressi dei resti dell'aereo. È una delle tante prove per cui si è voluto sin dal primo minuto depistare.